Il était une fois où des milliers de personnes travaillaient pendant des dizaines d'années pour construire une cathédrale. Noi siamo andati a Ginevra, al CERN, con l'idea di fare un ritratto di un luogo speciale, che è una cittadella, una città industriale, che ha due livelli. Un livello superficiale, fatto di uffici, delle specie di fabbriche, piccole fabbriche, e un altro mondo sottostante, che è un tunnel, un lunghissimo tunnel circolare, 27 chilometri, e su questo anello ci sono dei rivelatori, delle enormi macchine fotografiche che fotografano le collisioni delle particelle. Noi siamo andati ad esplorare questi luoghi, che sono le macchine più grandi costruite dall'uomo. Nell'andare a vedere questi luoghi abbiamo conosciuto delle persone, dei ricercatori, delle ricercatrici, degli scienziati, dei fisici, degli ingegneri, dei tecnici, anche degli amministratori che ci hanno raccontato il loro lavoro. E perciò quando ci chiedono ma chi sono i vostri personaggi è una domanda molto difficile, perché idealmente sono 12.000, nel film ce ne sono una dozzina, e quello che ci raccontano è un esperimento sociale. Lavorare insieme in migliaia di persone ad uno scopo comune, ad un progetto comune per decine di anni. We do our best, but sometimes nature gives you the answer, sometimes nature keeps you waiting. Curiosamente la comunità degli italiani è la più grande, la più rappresentata, e la seconda è quella degli americani. È come se fosse una enorme città internazionale, e loro dicono allora veniamo da tutto il mondo, parliamo un'unica lingua, o l'inglese o il francese, di solito male, perché l'unica lingua che condividiamo è quella della matematica. Una delle frasi iconiche del film è quella di Alvaro De Rucula, che dice in questo posto, al CERN, non ha nessuna importanza la nazionalità e la religione. Togli queste due cose e un gruppo diventa civilizzato. Il film è stato presentato per la prima volta internazionalmente al Festival di Nyon, Vision du Réel, molto vicino a Ginevra, e curiosamente il premio che abbiamo ricevuto è quello della giuria interreligiosa, e dal nostro punto di vista non c'è niente di più lontano della religione, diciamo della fede, da questo film, e perciò gliel'abbiamo proprio chiesto. E ai membri della giuria abbiamo chiesto, ma scusate, o voi non avete capito niente di questo film, oppure siete talmente avanti nella concezione delle connessioni a livello altissimo dell'ispirazione religiosa, e però ce lo tenete nascosto per tutto il tempo, tranne nel momento in cui vi ritrovate e fate queste scelte comuni. Insieme a Refrai siamo in tre e possiamo lavorare in tre, in cinque, in due, da soli, ma abbiamo sempre una identità plurale. Questa nostra natura ci ha, credo, facilitato nell'avere a che fare con un organismo così complesso come il CERN. Per le persone che abbiamo incontrato, il fatto di non parlare con una personalità di regista, ma con sei occhi, li ha tolti un po' dalla relazione uno a uno e dal fatto di doversi trasformare in personaggio. Quello a cui noi teniamo molto è di far rimanere le persone persone, i luoghi luoghi, e non dei set. I posti che noi esploriamo sono dei territori che hanno delle enormi complessità, e il fatto di guardarli attraverso gli occhi del cinema ovviamente li fa diventare racconto, li torce. Sappiamo che è totalmente impossibile, ma che è il nostro sguardo che dipinge una scena, e quello che noi andavamo a cercare al CERN è una tensione, una ricerca che non ha fine,
e un esperimento ambiziosissimo, proprio di portata sovragenerazionale, sovraumana, che è una cosa che inesprimibile, una cosa che nemmeno noi possiamo, nessuno ha il coraggio di dire, così come sto tentando di dire. L'idea di Almost Nothing è un'idea di Umberto Saraceni, che è il mio socio, quindi siamo stati forse più noi a convincere Zimmerfrei che di Zimmerfrei a convincere noi, perché era un'idea che Umberto aveva da tanto tempo e che voleva sviluppare, quella di far vedere come questa comunità potesse essere diversa dalle altre, come appunto questo lavoro che è di diverse generazioni e che va avanti per decine di anni potesse essere fatto in un determinato modo. In realtà però quest'idea non l'aveva mai portata a termine fino a quando non ha deciso, capito che aveva trovato gli autori giusti per fare questo film. Io avevo distribuito la serie Temporary Cities, che sono 7 documentari singoli di ritratti di città fatti in modo molto particolare dal collettivo Zimmerfrei, e quindi ci siamo avvicinati a loro attraverso la distribuzione dei loro film precedenti, e Umberto poi ha deciso di proporgli questo film. Quindi siamo diventati un super collettivo, Bofilm e Zimmerfrei, e all'inizio siamo stati proprio noi, queste due entità, a fare da soli le ricerche, prima di poi riuscire a fare un trailer con il quale convincere i mercati e i nostri interlocutori che stavamo sì facendo l'ennesimo film sul CERN, ma che sarebbe stato un film completamente diverso da quelli che erano stati fatti fino allora. This is a place where you have licensed to dream and deliver.